Salve ragazzi, qui del 38, come va? Siamo qui con i Gigimon su Digimon Next Order. Siamo con Warus Hydramon e Metal Greymon. Blue Metal Greymon. Allora, situazione: abbiamo livellato in maniera quasi illegale a loro, perché l'abbiamo fatti digivolvere subito praticamente. E noi ora abbiamo bisogno che loro livellano, si potenziano, fanno cose, tutte cose. E bagno. Cominciamo bene. Fantastico. Spero che salgo di livello mega, perché non so altro. Vediamo un po' se c'è qualcosa da fare. Anche se ho la mia sensazione che dovremmo fare qualcosa, ma ora lo scopriremo. Cos'è che hai guardato? Ma c'è qualcosa qui che stavi fissando? No. Comunque vedete, hanno qui i materiali del ferro. Vedete, volevo farvelo notare sta cosa. Sono un po' più accurati rispetto alla versione di quell'altro. Certo, un modellismo un po' così, però. Cioè, vedete, li hanno un po' fatti materiale particolare. Mo' sto notando. Però i materiali hanno fatto... Ma cosa? È arrivata all'improvviso? Ma levati dai, cazzo! Ecco. Vabbè, ma che cacchio fate? Dai, pensate veramente che dovevamo combattere contro quello? Io stavo guardando in giro. Allora, di materiali dobbiamo rifare un sacco di materiali, dobbiamo prendere, quindi... Mo' vediamo. Ma qui c'è qualcosa. Dovremmo fare qualcosa qui. Io non vedo niente. Ma aspetta, ma noi avevamo una campagna da fare, dovevamo fare qualcosa. Sapete che non mi ricordo una mazza? Sì, ragazzi, perché è da un po' che non gioco, quindi ora non mi ricordo cose. Non mi ricordo più che cosa dovevamo fare, non mi ricordo più. Certamente dovremmo forse attirare altri Digimon. Aspettate, andiamo da Stingmon. Magari dobbiamo fare qualcosa con lui. Perché in teoria noi siamo rimasti un po' del tipo che famo, boh. Siamo in questa situazione. Dobbiamo capire che cacchio fare adesso. No, non è vero, ho livellato talmente tanto che adesso mi sono dimenticato il da fare. Certamente abbiamo un buon livello, certamente possiamo competere su tante cose, però... Devo vedere un po' la situazione delle digievoluzioni. Sì, perché... Io comunque riesco a portarli a livelli evoluti al massimo, qualcuno anche a livello mega. Per il momento abbiamo, e questa è la cosa bella, Metal Greymon e Meramon. Warus Hydramon. Bene, vediamo, parla con questo. Tutto domani, va bene. Tanto dovremmo teoricamente andare alla nuova zona, teoricamente, quindi dobbiamo andare alla nuova zona, quindi ora andremo lì. I nostri livelli comunque sono messi da Dio, però volevo giustamente vedere come siamo messi. In questo caso c'è Stingmon là, qualcosa a terra, lo so, lo vedo. Allora, noi dobbiamo parlare con questo. Ok, quindi ora facciamo così, andiamo da... Sai dove andiamo, raga, a sto punto? Andando qui l'abbiamo già fatto sta cosa. Dovrei, vediamo se... No, infatti non c'è... Ah, ci attaccano? Avete il coraggio di attaccare. Quindi vuol dire che il nostro livello, il fatto che ci attaccano, non va bene. Cioè, quel cacchio in realtà è buono, è ottimo, però... Vuol dire che i 23 e i 20.000, cioè 23 e 20.000 cose, non sono granché. Allora, madonna, ecco. Stavo riflettendo, raga. Allora, sì, e dobbiamo andare da coso. Dobbiamo passare per di qua e andare nella nuova area. Comunque noi non riusciamo, ne abbiamo tanti danni, perché comunque abbiamo fatto una buona partita, quindi... Dovremmo teoricamente andare
a fare quelle missioni dall'altra parte, però a sto punto sono curioso di esplorare le nuove aree, soprattutto perché voglio vedere se riesco a quel Black Gatomon a portarla qui, e soprattutto c'è quel Vidramon che mi garba. Ah, volete voi combattere? E combattia! Ah, che noia! Dai, meniamolo intanto! Intanto approfitto di fare un'altra cosa. Che bello quando hai il joystick auto coso qui. Eccolo. Sì, mi sono spostato per spegnere la lavatrice, stava suonando. Ce la facciamo a sconfiggere, dai, ragazzi. Dai, non è difficile. Wow, questo fa capire che faccia un po' cagare, non è normale. Su via. Ce la dovessimo fare a batterlo, su via. Forza e coraggio, ragazzi. Ha ricevuto troppi danni, raga, non va bene. Ha ricevuto troppi danni, pure il Metal Greymon, non va bene. Ok, madonna la telecamera. Così paralizza sempre. E dai. Siete tipo virus contro tipi data. Sapete che avreste più vantaggio e le prendete. E non è normale che le prendiate così. Dai, non è possibile che... Non ci credo, mi deve farti battere così. Non siete a livello, mistica. E no, vi devo potenziare assolutamente. No, vi devo far salire a 30.000 massimo. 30.000 massimo, raga, 30.000 massimo. Minimo, forse. Vi siete fatti battere così, dai, che tristezza. Avete ragione, però fate schifo. Con tutto il bene di sto mondo. Fate schifo proprio. Vabbè, vi devo allenare meglio. E io che ero tutto contento, ho detto, ah guarda, mo hanno fatto abbastanza, ora possiamo andare. Ma col cavolo. Mi devo drasticamente potenziare. Fatemi altri vostri status che non mi ricordo manco come siete messi. Eh no, ragazzi. Allora, io potenzierò tutto sull'attacco. Devo arrivare almeno 2000. E resistenza su 32.000. Mi dispiace, ragazzi, ma dovete andare su... Oh, assolutamente, ma stiamo scherzando. Fate schifo proprio, senza offesa, per carità, però è un problema questo, meno male, andate in bagno. È grave, ragazzi, che vi siete fatti battere così. Uno mi può dire, vedi, è colpa tua che non hai livellati bene. No, ragazzi, non posso, non è colpa mia, sono a 20.000. 20.000 è tanta roba, e mo li porto direttamente a 30.000 prima qua. Mo li faccio riposare, che hanno bisogno di riposare. Hanno bisogno di riposarsi questi furbacchioni. Cioè, voi ci credete che ho dovuto fare per forza così? Perché mo... È perché non hanno... Oh, guarda, ragazzi, sono fatti batte facilmente. È gravissimo. Sì, un attimo. Ah, dovreste essere contenti, più o meno.
Non è normale. Raga, vi siete fatti battere con una facilità che è qualcosa di boh. Ragazzi, è imbarazzante quello che vi è successo. Lo dico io. Ah, giusto, ero per prendere. Ecco qui. È imbarazzante, raga. Vi porto a 30.000 prima e poi mi dedico alla forza, perché veramente siete improponibili. Siete improponibili. È grave, eh? Gravissimo. Testo tutte e due. Almeno così se dormono, almeno si rifanno tutta la vita, però devo dire la verità. Sì, erano stanchi, boom, dormono. No, io li devo allenare di con la vita, raga. Vado con la vita. Volevano mangiare, ma lo sentivo. Sì, sì, lo conosce a memoria la strategia, la cosa, la dura, la cosa. Ok. Almeno fino a 30.000. Poi da 30.000 vado sull'attacco diretto. Perché resistenza e attacco, ragazzi, devono arrivare almeno a 2.000. Avete ragione, ma vi faccio riposa pure. Avete ragione. Un altro po' di riposo. No, ok, è andata. Allora andiamo un attimo. No, vabbè, si può fare. Sì, torniamo. Andiamo un attimo. Aia. Torniamo un attimo a vedere un po' la situazione. Metal Citramon e Black Wargreymon. Vedete, stanno avendo le statistiche. Che poi quelle statistiche mi serviranno per il futuro. Quindi ce le ho obbligatorie. Sì, sto prendendo le carni, quelle grosse. Perché quelle grosse li consumo molto più velocemente, meno velocemente. Perfetto, ce la possiamo anche andare. Ragazzi, fino a quando questi non raggiungono un buon livello, io non posso andare da nessuna parte. Devono raggiungere almeno il 30.000 di salute, di salute. Di salute, ragazzi, di salute. E poi andiamo sull'attacco. L'attacco assolutamente deve salire. Olè. Avete ragione, sì, sì, avete ragione, vi do da mangiare, ho capito. Morte e fama proprio, mamma mia. Facciamoli riposare, questi bastano un po' e se stancano. Ah, cavolo, ci ho sperato. Cesso, grande. Perché è sera, capito? Quando fa la musichetta così perché è sera. Ecco, sono contenti. Quando fai così vedi che sblocchi Alphamon e Metal Citramon. Alphamon. Tanta roba con Alphamon, anche quello è un bellissimo ignorante. Mi serve questo. Dai.
Avete ragione. Ok, vediamo un po', ragazzi, facciamo così per forza. No, ho sbagliato. Poi ci piace tutto sull'attacco, ragazzi. Dobbiamo fare un po' di giorni di... in questo modo. Ah, avete ragione, siete stanchi. È ora di dormire. Avete fame? Grande. Ultimo allenamento per la vita. Grande. Ora basiamoci sull'attacco e poi resistenza. E da lì dovremmo essere a posto per spostarci e essere abbastanza ignoranti da gestire i scontri, raga, perché ci siamo fatti battere dai Sidramon. Ragazzi, dai Sidramon. Palesemente siamo fatti battere dai Sidramon. Cioè, stessi Sidra si cagavano sotto ad affrontarci. Vuol dire che c'è un problema, no? Per forza. Non va bene. Ci speravo. E invece, anche se siamo tipo... ma sapete perché? Perché con il livello campione eravamo arrivati ai 20.000, capito? Con questo dovrei arrivare ai 30.000. E infatti, ora possiamo dedicarci all'attacco. E poi alla resistenza. Perché l'attacco aumenta la resistenza e aumenta anche qualche altro parametro. Ma di poco, capito? Quindi è tutta una reazione. Infatti, ora voglio vedere qua, questa è la digievoluzione, come siamo messi. Molto alto, può diventare... Medio, però vedete, non è buono. Lui è alto, tanta roba, può diventare Metal Syndramon. Quindi io posso bloccare questi punti perché voglio questo, capito? Gliel'ho bloccate, capito? Così posso avere la digivoluzione predefinita. Ah, che pariata. Me l'ho scordato, quindi posso bloccare quelli. Che è successo? Stavo guardando, boh. Ma non è che devi andare in basso. Avevo dei dubbi, infatti. La resistenza, come siamo messi con tutte e due? Pessima. Cioè, tutte e due pessimi. Io te voglio bene, ma siete messi malissimo. Devo andare sulla resistenza e attacco. Speriamo, ha detto alto comunque su un Digimon, quindi potremmo avere un Metal Syndramon. E se avremo un Metal Syndrome è tanta roba. Sono curioso, non l'ho mai visto. Cioè, sono curioso nel senso di averlo, diverso che non l'ho mai visto. E infatti avevano fame. Immaginavo a quest'ora devono avere fame. Vedete come si sto consumando il cibo così. Così sono sicuro che uno diventa War Grey, Black War Grey, e l'altro diventa Metal. No, ho sbagliato. Cesso. Bella, grande. Così si fa. Facciamoli riposare.
Allora, quindi in pratica, vedete, la resistenza aumenta l'attacco. Anche di poco, ma aumenta l'attacco. Ha detto una cosa, ha detto, a parte che mo si è fatto buio. Ok. Quindi vuol dire un motivo in più di prendere questo. Ma non è che avete fame, no? Ok, no, non mi ero preoccupato, cavolo. Solo un secondo, ragazzi, solo un secondo. Scusatemi ragazzi, eccomi, eccomi, eccomi. Allora, situazione. Dimenticato. Sì, perché sono dovuto scendere al volo. Allora, sì, sto facendo una resistenza, sì. Scusate la stanchezza, dai. Maronna, escala, non ce la faccio più. È brutta escala, raga. È la vecchiaia. Quando inizi a sentire la vecchiaia, capisci di essere fottuto. Cioè, quando inizi a sentire la stanchezza, vuol dire, raga, che stai invecchiando. E se uno mi viene a dire, ma come Delta, hai 20, hai 30 anni? E ho capito che ho 30 anni, però le scale, stanca, non ci alzo più. Aspetta. Avevano fame, infatti. Avete ragione, avete ragione. No! Dai, Metal Syndramon, dai, vai con Metal Syndramon, dai, cazzo, dai, dai. Madosi, pure più grosso, più pericoloso, sei una bestialata, ma guarda là, oh, che bello, un video di livello mega, guardalo quanto è bello sei. Ok, un motivo in più di continuare ad allenare per arrivare almeno a 2000, ciao. E abbiamo un video di livello mega, ne manca un altro. Se ci arriviamo, ah, è perché ha fatto l'attacco, avete visto perché ha fatto l'attacco? Tanta roba. Avete visto perché l'attacco è salito? E parentesi, è salito, era più basso di livello. Sì, vedete, ha aumentato la cosa, è aumentato. Sì, avete ragione, sei stanco. Figo, figo. Sì, insomma, io lo so che quando si dice evolvono aumentano buona parte delle cose là. Dormite. È la Madonna, sei una bestia. Vabbè, ma è più grosso degli altri. Sì, ho capito, avete fame. State calmi, mizzica. È la Madonna, l'agitazione, l'esaurimento. Guarda come sono bello. Ah, sono contento di avere un digio di livello mega, dai. Black War Graymos può darsi che si sta per evolvere, anche lui. Però mi serve la potenza d'attacco, aspetta. Prendiamo prima la roba che serve, boom 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 boom. Però bello che ho Metal Syndrome, raga. Ah, però devo risettare gli attacchi, quindi ora. Ora come ora devo risistemare tutto. Minchia, ti sei compenetrato lì dentro, ok. Poi, guarda quanto è bello. Però Black War Greymon ne ho bisogno, voglio Black War Greymon, raga. Beh, almeno adesso ho capito come funziona, dai. Sto livellando bene, per fortuna, perché posso campare un po' di più. Quando si mega digievolvono, campano un po' di più. E da qui posso gestire meglio loro, praticamente, ecco. Ora vediamo a che punto stai, eh? Medio, sempre medio, cacchiarola, sempre medio, non è alto, è medio, quindi deve migliorare un po', ma secondo me deve arrivare all'attacco, raga. Deve assolutamente salire all'attacco. Ah, parentesi, già me lo stavo scordando. Oh, status, vedete? Lui fra poco arriverà a coso, questo arri deve arrivare e poi c'è tutto sull'attacco. Attacco assolutamente, però è tipo ghiaccio, questo quindi qua già è qualcosa di bom. Bombo. Oh, bom. Ah,
Artiglio, ok, perché secondo me è meglio, così faccio queste differenze. Che differenza farà fra questo? No, ma ok, meglio. Ci sta. Ok, è andata. Sempre resistenza, ragazzi, che cosa sta salendo la resistenza? Però avete visto perché l'attacco deve salire. Intanto dammi cosa. Ok, no. Ok, devo cambiare un attimo qualcosa perché comunque lui con l'attacco sta a posto. Devo andare su lui, vado su velocità. Scusatemi. Ora avete capito? Sono stanchi. Facciamoli riposare. Io ripeto, se salite a livello mega, ragazzi, la chiudo a posto. Lo so che volete mangiare. Ok, niente. La mia gatta che vuole giocare. Caro mio, devi attaccare qua, ecco. Cesto? Sì, perché ho sentito il rumore. Che bello, però, sono contento. Dai, oh, un digio di livello mega l'ho riottenuto. L'unico modo fa così adesso. Uno mi dice, ma perché? Perché arrivando a un tale livello di attacco e tutto diventi tanta roba. Aspetta, ah ecco, sei stanco infatti. No, infatti sono stanco. Riposiamo. Tanta roba. Oh, eccolo qui. Ok, andata. Sì, era un modo per fare la cosa, ok. Ora ritorniamo e facciamo velocità e ecco qua. Sì, perché l'attacco deve arrivare almeno a 20, a 2000, raga. Il 2000 è tanta roba con loro, capito? Dai che è quasi fatta, dai. Così aumentiamo poi. Così siamo a posto, raga. Eccoci, guarda come è monella nerina. Ecco qui. Scusatemi perché giustamente. Allora, ora dovremmo essere a posto. Piccola parentesi, sei salita un ottimo. Soddisfazione. Ah, aspetta, aspetta, dovete andare in bagno, fermo. Black War Grey, infatti, visto che l'ha dato. No, non era Black War Grey, ho visto Tiranno, ma non ho letto male. O è Grey, era, aspetta, che cacchio. Andate a riposare che siete stanchi, Ok, mo tutto sulla velocità. Sì. Eccoci qua, bella nerina. Corre come una pazza. Allora, situazione. Siamo messi proprio bene. No, ma dai, è già stanco, non ci credo. No, ma come? Il più vecchio. E non sale, cavolo. E se no devo farlo sull'alto, ragazzi. E se no, ragazzi, mi dispiace per Bolt, però Bolt non ha sto punto di.
Sì, dai, forza la volta buona perché è alto, ragazzi. No, allora devo lasciarlo randomicamente, è meglio perché rischio che ne muore se non. No, allora ho sbagliato perché non gli ho dato la possibilità di evolversi. Peccato davvero, ragazzi, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Colpa mia, me colpa. Me colpa, raga. Me colpa, me colpa. Ho sbagliato, raga. Ho sbagliato di grosso. Vabbè, so già che cosa diventi, quindi. Come ti chiamo? Come ti chiamerò? Gamma, di nuovo, ti è, così. Tanto ormai ti chiamo sempre in questo modo. Gamma, no, gamma. Ecco qui. Ho sbagliato, raga. Ho sbagliato perché poteva digievolversi un digio di livello mega e poteva andare avanti con vabbè, niente, ho sbagliato, raga. Errore mio, errore mio. Errore estremamente mio. L'unica cosa che posso fare è che niente, devo sperare di avere un digio di livello evoluto. No, aspetta, ho evoluto un corno, posso farlo diventare un altro digio, mo vediamo un po'. Magari con quella cosa della digievoluzione. Ci sono rimasto un po' malino, raga. Ho sbagliato io perché era alto Boltmon e ho sbagliato a bloccarlo. Se no avevo due digio a livello mega. Ecco, questo è stato un errore mio. Allora cerchiamo di non bloccare digievoluzione a sto punto, perché potevo avere due digi a livello mega ed ero a cavallo. Un peccato. Tu vai là sulla velocità e tu vai sulla vita. Tanto so che diventi coso, quindi è inutile che. Tanto so già cosa diventi. Ok, questa cosa un'altra volta e ora vediamo cosa diventi. Stella, ottimo. A me dispiace perché. Mi dispiace perché in realtà potevo fare meglio. Ho sbagliato perché era alto. Quando è alto ed è diventa un po' non troppo vecchio, si dice cose. Ho sbagliato io. Errore mio, è colpa. Dai che. Madonna, che fame che hai. Ho sbagliato io. È colpa, lo ammetto. Ecco, volevo tutti i costi. Come si chiama? Tutti i costi Black War Grey, ma non me la sono. Vediamo che Digimon diventa, sono curioso. Palmon. Ua, Palmon! Da tanta roba. Scusate il raffreddore. Madonna. Vabbè, attacchi. Meglio di niente. Allora, tu vai con l'intelligenza e tu insisti con che era gli MP, sì. Ok. Sì. Ok, cibo. Però a lei non gli piacerebbe questo, credo che.
Lei mangia erba, capito? Quindi non può, capito? Intanto il nostro digio a livello mega è aumentato di tanto, quindi può durare per un altro bel po'. Che cos'era quella cosa? Non l'ho mai vista. Bagno, grande. Hai ragione. Voglio un attimo fare una cosa. Eh sì, ma sto per prendere quello di Kuwagamon, eccolo qui. Ho sbagliato a non farlo digivolvere. Cioè, pensavo e speravo, errore mio. Vedi, ancora lista della spesa, madonna, devo ancora. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Cioè, infatti si arrabbiava perché dice io ho fame. Hai ragione, ma che le più piccole di te ne fanno, che vuoi. Oh. Aspetta. Sì, un attimo che mi ero un attimo confuso che devo fare. No, va, farai i due, dai. Ok, andiamo sull'attacco a questo punto. Te vai sull'attacco. Bagno, grande. Perché non li devo far riposare, non li devo far faticare troppo comunque, perché sennò cavolo. Per forza. Se diventa un digio livello me campione almeno. Ecco, il mio errore è stato comunque, ho sbagliato con la di mega digievoluzione di cosa, eh. Ok, vediamo un po' la situazione, infatti sto per essere contento, andiamo. Ecco, quando sbagli gli approcci dei Digimon succede che ti muore prima, infatti è un peccato, ho sbagliato io prima. No, ho sbagliato perché era alto Boltmon, ragazzi. Quindi vuol dire che c'è una grande possibilità di digievoluzione. Questo però dimostra che più aumenta di livello la possibilità. Può digievolvere, però se superi quel livello mi muori, giustamente. Qua, 888, ho fatto un capolavoro, ho fatto. Mo' c'è un livello bassissimo di livello, cioè praticamente sì, pericoloso. Ma tu hai capito che poi dopo devo vedere un po' la situazione di. Per forza attacco. Ma vediamo cosa diventi. Sì, perché fra poco tocca che devi salire di livello, mia sorella. Perché non credere che non sali di livello. Olè! Prezzo, grande! Ah, pensa che volevi mangiare, ok, scusi. Ecco, ma se arriva a 1000, teoricamente dovrebbe digievolversi. No? Ero sicuro di sì, vabbè. Errore mio, ero sicuro.
Oh, e che palle però. Ho sbagliato. Ogni tanto sbaglio i tasti. No, ok. No, no, attacco, sbagliato, era resistente. Errore mio. Ho sbagliato io, doveva essere resistenza, errore mio. Ok, bagno. Oddio, bellissimo, ci sta coso, la mollo non ha... Bello, a caso ho preso quello centrale. Ok. Sapete qual è poi la cosa divertente? Che non ho i dati per ottenere le digivoluzioni. E mi dispiace, ma non puoi sempre dormire ogni santa volta. Non tutti sono come te, yeah. Anzi, ora come ora mi sono pure stancato. Ora andiamo a perlustrare un po'. Vediamo un po' la tua situazione. Partner, storia. Togemon. Woodmon, Vegemon, Red Vegemon. Che tristezza, questo rischia di entrare Red Vegemon. Tu invece come sei messo? 14 giorni. Vediamo qui la situazione delle digievoluzioni. Aia. Ecco, stavo cadendo. Pronto, pronto. Meno male, medio, medio, minchia che tristezza. Però può diventare fra loro due, che è comunque tanta roba. Comunque è pronto, questo è bello, il fatto che dice poi pronto. Tanta roba. Beh, è meglio così, ragazzi. Prendiamo da mangiare e ce ne andiamo. Madonna, mi dispiace per quella lista di spesa che dovremmo fare. Perché dovremmo tornare in quella cacchia di città. Quindi, boh. Però tanto dobbiamo andare prima da Ice Devimon. Icemon. Chi è Icemon? Il Digimon che praticamente vuole stare nel cose calde e si sta sciogliendo. Quindi non so fino a quando mi devo salvarlo ogni santa volta. Quindi andiamo lì. Ma che bello arcobaleno così. È tutto contenta lei. Tempesta, andiamo di qua. Si sbarazza di tutti questi digio. Vedi come hanno paura perché c'è un digio a livello meno. Sì, perché sono quel cavo che ci attaccasse. Ci attaccavo. Cioè, c'era quel cavo che ci attaccavano malissimo. Ho sbagliato solo io con Boltmon, perché se avessi avuto Boltmon, ragazzi, sarebbe stato 12 giorni Omega, ero a cavallo e ciaone, e mi sarei fatto le missioni. Però adesso ho lei, che è molto piccola, ragazzi, rischio menate brutte brutte, e ovviamente indovina un po', e ovviamente devi andare in bagno tu, mamma mia. Non ce la faccio ad arrivare lì, devo usare il bagno. Dai.
Nessuno ci attacca, ma siamo troppo pericolosi. Sono contento di avere comunque Mega Syndrome. Sì, però se avessi avuto Voltmon, ragazzi, avrei avuto 12 livello Mega, sarei andato direttamente a fare menate, perché sarei dovuto ritornare lì, in quel posto. Sicuramente avrei sbloccato un po' di cose, e non mi dispiacerebbe neanche un po', però vabbè, è andata così. Io non voglio dire nulla, ma è meglio che meno a questo. Così sarei un po' di livello, raga, perché pare come ha paura, ho visto qualcuno in giro, in zona. Madonna! Meccanica, ho visto. Ah, è aumentata la forza! Come forse che già non era forte lui. Digivolve? No. Però ti faccio i complimenti. Che vuoi? Cosa rabbia lei? Ok, Mega Syndramon è molto più. Metal Syn è molto più grosso, però anche così è figo da vedere. È un luogo dove lei starà male, perché questi sono luoghi dove una come Palmon con il fuoco non è molto contenta. Boh, e poi come salterà? No, comunque ci serve di andare da. Da Icemon, e spero che quel cacchio di Icemon ritorna a casa, perché mi sono stancato. E poi dobbiamo ancora ricercare quell'altro Psychmon, che sarebbe quel Goblimon, quel Gaburimon alternativo colorato. E poi che cos'è? Altra cosa? Niente, poi dobbiamo sbloccare quel cacchio di Digimon. Ho visto qualcosa in vicino, ok, forse qui c'è qualcosa, ok. Dicevo, e poi abbiamo, ecco, con Boltman e lui saremmo andati contro quello imbecilla in fondo, che lui è un data. Sì, ragazzi, avete capito bene, Metal Syndrome è un data. Morto malissimo, vedete quanti danni. Madonna, malissimo. Allora, ce la farai a sopravvivere? Oh, che caldo, ti prego, aiuto. Vabbè. Ok che guadagno un tot, però... Ok. Io buongiorno. Io onestamente vorrei andarmi da quest'area. Mi sta bene quello, sì. Tanto là volevo andare. Sono diventato povero, in 2 secondi sono diventato povero. Vabbè, pazienza, raga. Ah, attenzione, fermi tutti. È vero, dovrei fare la missione contro contro l'esercito vegetale qua. Vediamo se ora che posso ripassare, magari parlare con quello, dobbiamo riaffrontarli. Ok, spero che non ci menano. Cioè... non fanno troppo male a Palmon, perché comunque è un livello basso. La vedo difficile che si evolva. Ok che è pronto, ma quando è che ti digievolvi, sorella? Vediamo se risconfigge per la terza volta quegli imbecilli. Se è così vuol dire che forse quel bel Digimon Shamamon lo riotterremo, lo otterremo in città, sarebbe figo. Sarebbe, non che sarà, è così. Eccoci qua.
Ok, dovevo combattere per forza in continuazione. Ragazzi, aiutate per favore, faccio poco in male, ragazzi. Sto concentrando tutti su di lei. Non va bene. Ah, grazie, finalmente hai capito di andare via addosso. Ma non su di lui. Oh, però, cavolo, ordina per, grazie. Guarda qua. Aumentate un po'. Ora sì che va bene. Tanto mo se stai di livello, tanta roba, però. Basta, fa finalmente. Poi come si può concentrare su di lei? Perché tu stai già più debole. Spero che non avete capito che vi sta facendo solo da... Bello. Sì, perché vi ha avvelenato. No, no, anzi, non ha avvelenato a lui, direi. Vabbè, e lei è debole, so per questo motivo, se no non mi faccio problemi. Ecco qua. A cosa vuoi? Vabbè, meniamo. Ragazzi, non vedo nulla. Guarda che colpiranno noi, tutti costi combattere. Madonna, poverino. Beh, lui ci ha attaccato, che vuoi? Sto imbecille, ci attacca. Oddio, ma io non l'ho mai visto che là c'era un buco. Zitto, zitto. Non l'avevo mai visto che qui c'era un cazzo. Fermati, no, no, voglio un buco. C'è un buco qui. Oddio, ma c'era un altro buco qui. Che cacchio ne sapevo io? C'è pure un punto esclamativo. Un tiranno, mo? No, aspetta, fermi tutto, voglio un tiranno, ma vedete cosa mi dice del tiranno. Se mi dice della carne, ho tutta la roba che ti serve. Ah, che figata che possiamo passare anche per di là, chissà dove andiamo. Vediamo cosa ci dice, sai che non l'avevo notato che qui c'era un buco. Aspetta un momento, sai chi sono, chi sono e vuoi comunque fare quello che ti pare? Non durerai molto qui intorno con quell'atteggiamento. Devi seguire i canali ufficiali, chiaro? Dici che ti comporti così e non sai neanche perché. Cos'è? Soffri di amnesia temporanea? Bene, ecco cosa intendo per il canale ufficiale. Devi dare una prova di carne a me. Il boss è questo, è il boss di questo tunnel. Cosa? Non sai cos'è la prova di carne? Vuoi dire che mi devi dare 20 bei pezzi di carne? Facciamo breve, 20 carni migliori portamene. Ok, ok, ne terrò. Lo sapevo, ma io mi sembra che già ce l'ho. Aspetta, scusami, oggetti.
Ah, Ben, quelli là cubi ci vuole. Cioè, buongiorno. Ok, ho capito. Oh, ok, ho capito. Vabbè, ho capito. Però è una figata. Oh, si sì, è arrivato il limen. Ok. Figo. Non lo sapevo che c'era anche un altro qui. No. Ah, c'è addosso. Wow, ci sono andati tutti e tre addosso. Vabbè, dai, che oh. Ok, è andata. Bellissimi, che ho fuori tutti e due. Pezzo di carne, carne, pezzo di carne. Meno male che se n'è andato. Allora, sì, ragazzi, faccio così, noi la interrompiamo qui, ok? Qui del 38 al prossimo video, perché beh, lei deve livellare, lui è abbastanza OP e vediamo un po'. Qui del 38 al prossimo video, passo e chiudo. Bene.